proclama presidente del Consiglio Comunale di Andria Giovanni Vurchio. Giovanni Vurchio è il nuovo presidente del Consiglio Comunale di Andria. La massima assise consigliare del centro federiciano si è riunita per la prima volta questa mattina dando il via ufficiale all'esperienza dell'amministrazione guidata dal sindaco Giovanna Bruno. L'elezione del segretario cittadino del PD nel ruolo di presidente è stato il primo atto del nuovo corso. Vurchio è stato eletto con 23 voti, ottenendo, oltre al sostegno della maggioranza, anche quello di Nino Marmo. 4 sono invece i voti ricevuti dal consigliere di centrodestra Antonio Scamarcio e 4 quelli ottenuti dalla pentastellata Doriana Faraone. Nel suo discorso il neo eletto presidente ha evidenziato la volontà di tutelare tutte le opinioni. Quello di presidente del Consiglio è un incarico di responsabilità che mi onora e mi gratifica, ma che soprattutto assumo con onestà intellettuale, scrupolosità, spirito di servizio, rispetto e grande entusiasmo. Svolgerò il ruolo di presidente in modo terzo e imparziale, così come disciplinato dalla legge, che vuole un presidente del Consiglio primus inter pares. Nessuno dovrà sentirsi escluso di espletare al meglio il proprio mandato attraverso il potere di indirizzo e di controllo che ci è affidato. Il dibattito si è svolto in un clima di grande collaborazione. 2 sono le prime grandi sfide che attendono l'amministrazione Bruno: quella legata all'emergenza sanitaria e quella legata alla critica situazione finanziaria del Comune. Siamo in un periodo drammatico che sta vivendo tutta la Puglia, ma in particolar modo la nostra città. Andria è una delle città più colpite da questo Covid e veramente il periodo che stiamo vivendo è molto molto brutto. Abbiamo ereditato un comune in predissesto, la Corte dei Conti ci chiede di fare delle osservazioni fino al 31 dicembre, un momento difficile, un comune dove non ci sono dirigenti, andrebbe rinforzato il personale, gli uffici sono vuoti. È un momento molto molto difficile. Dalle opposizioni unanime l'invito ad intervenire immediatamente per contrastare l'emergenza sanitaria e anche ad avviare una riflessione condivisa sulla situazione finanziaria. Oggi abbiamo partecipato all'elezione del Presidente perché ritenevamo opportuno che l'Aula, il Consiglio Comunale, fosse un organismo effettivamente indipendente dalla maggioranza o da altre dinamiche. Naturalmente il nostro è un auspicio e abbiamo voluto favorire questo nuovo inizio, eliminando contrasti, eliminando prese di posizioni inutili, soprattutto in un periodo in cui la situazione dell'epidemia di coronavirus ci porta a ragionare in termini di unità. Per quanto riguarda il bilancio e quindi la situazione del piano di riequilibrio, abbiamo già chiesto come gruppo al sindaco quale sarà la risposta che verrà data alla Corte dei Conti, che ha chiesto dei chiarimenti. Ad oggi non abbiamo ancora ricevuto niente, confidiamo nel fatto che sicuramente l'amministrazione dovrà rispondere e ci auguriamo che non arrivi mai il dissesto ad Andria.